Non riesce l'impresa agli squali che, come era prevedibile, insomma, escono sconfitti dallo Juventus Stadium, una partita a senso unico, lo possiamo dire tranquillamente, la Juve parte forte, voleva chiudere il discorso scudetto e lo fa andando in vantaggio già al minuto 13 con Mandzukic che sfrutta una disattenzione di Rosi e anche il cross ottimo di Cuadrado e fa 1-0, la Juve comincia a giocare, a divertirsi anche perché Dybala, Mandzukic e Higuain riescono comunque a illuminare, a divertire lo Juventus Stadium, stracolmo in ogni ordine di posto ovviamente. Erano tutti pronti per la festa scudetto che arriva grazie poi anche al gol di Dybala sul calcio di punizione, una perla dell'argentino al 39esimo e poi nel secondo tempo tutto facile, la Juve amministra il vantaggio, il Crotone che non punge quasi mai davanti, prova a fare qualcosa con Rodien nella ripresa al 63esimo, una bella azione orchestrata dallo svedese, conclusa da Nalini che ha messo un bel cross in mezzo ma non ci è arrivato purtroppo nessuno e poi arriva anche il terzo gol nel finale al minuto 83 con Alexandro su calcio d'angolo, ma ripetiamo, insomma, la Juve ha amministrato tranquillamente la gara, ha vinto il suo sesto scudetto consecutivo. Il Crotone però resta in corsa per il traguardo che si chiama salvezza perché l'Empoli è stato sconfitto dall'Atalanta grazie a una rete di Papu Gomez che dunque lascia speranze al Crotone. 90 minuti che saranno veramente trepidanti, saranno vietati ai deboli di cuore, come si suol dire in questo caso, perché il Crotone dovrà vincere la sua gara e sperare che l'Empoli non vinca sul campo del Palermo. Palermo, come sappiamo, già retrocesso, che però ha già battuto il Genoa qualche settimana fa. Lo stesso Genoa che si salva invece battendo il Torino per 2-0, il Torino non ridà quello che era stato nel 2008-2009 ai genuani, ma soccombe sotto i colpi di Simeone e compagni. Dunque Juric col fiato sul collo del Crotone riesce alla fine a tirare un sospiro di sollievo e a salvarsi. E questo il verdetto della penultima giornata. Ascoltiamo adesso le interviste del dopogara, rinviando tutto agli ultimi 90 minuti finali. Sì, purtroppo abbiamo preso gol quasi subito su un errore, però ci sta contro grandi campioni a questi livelli, non puoi permetterti di sbagliare nulla, dovevamo venire qua a fare la partita perfetta, ci abbiamo provato e hanno segnato su un errore, una punizione magistrale nel primo tempo, poi hanno trovato anche il terzo gol su calcio piazzato, bisogna darne anche merito agli avversari. Sì, noi siamo comunque consapevoli che ci giocheremo tutti tutta l'ultima giornata e quindi dobbiamo vivere questa settimana con un entusiasmo particolare e cercare di arrivare a domenica più carichi che mai. Beh, il mio augurio sembra scontato, però è di ottenere la salvezza in qualsiasi modo, ecco, quindi noi ci proveremo fino alla fine e il nostro obiettivo è questo, stiamo pensando solamente a questo. Sì, sicuramente dovranno darci la mano, dovrà essere una bolgia, dovranno sostenerci per tutta la partita perché è veramente fondamentale. Noi ci abbiamo sempre sperato, però si era messa male a un certo punto e siamo stati bravi a ritirare sulle nostre sorti e quindi dobbiamo goderci questi momenti e dobbiamo cercare di vincere domenica per realizzare il sogno. Andrea, in conclusione ti chiedo intanto un giudizio su quello che sono stati gli avversari di oggi, no? Una Juventus straordinaria che vince il suo sesto scudetto consecutivo dal campo, che impressione ti hanno fatto? Proprio un altro livello, una squadra veramente solida, con pochi punti di debolezza e purtroppo noi siamo venuti qua a cercare di fare l'impresa, ma non ci siamo riusciti. Ovviamente bisogna darle i meriti alla Juve perché è veramente una squadra straordinaria. Dopo la vittoria strameritata della Coppa regionale Under 18 di pallavolo femminile, la squadra crotonese è pronta per le fasi nazionali. I primi di giugno le ragazze di Piero Asteriti e Romina Pioli si contenderanno l'ambito trofeo in Emilia. Impegno ardito, ma le ragazze partono con l'intento di far bene. Sì, allora un passo dietro a qualche giorno fa, dove abbiamo vinto questo titolo regionale Under 18, che era il nostro primo obiettivo di questa stagione. Quello grande che ci abbiamo lavorato per 2 anni con gli Under 16 e 2 anni prima ancora con gli Under 14. Quindi questo è un gruppo che ha dato delle soddisfazioni enormi. Abbiamo vinto la semifinale anche facile contro Gioia Tauro il pomeriggio alle 4 e in finalissima contro Castrovillari abbiamo vinto per 3-1 con una piccola nota dolente che è stato l'infortunio della palleggiatrice sull'1-1, 20-15 per noi, però questo infortunio ci ha dato quella molla giusta per portare a termine il terzo
e soprattutto un fantastico quarto set vinto in modo netto. E vinto il titolo, c'è stata una premiazione con dei premi anche singoli. Noi abbiamo fatto incetta di questi premi: miglior attaccante, miglior giocatore, miglior opposto, che è il giusto premio per queste ragazze che si dannano l'anima. Non solo da questa stagione, ma da 2 anni una parte di questo gruppo e da 4 altri. È un progetto quindi che va avanti da diversi anni, come hai ribadito. Questo significa che c'è un futuro anche per prossimi traguardi in competizioni più importanti? Come giovanili l'Under 18 è l'ultimo campionato, però noi abbiamo scelto come società di far giocare tutti gli Under 18 in Serie C. Siamo tra le poche società che fanno queste scelte. È vero che siamo arrivati terzi in campionato e abbiamo perso ai playoff. Forse in quel momento pensi che non è bello e non è giusto fare queste scelte, però poi quando vinci un titolo regionale Under 18 e metti tutti in fila, capisci che la strada di un settore giovanile come quello nostro, che ha i primi posti nella nostra terra, diciamo. Ora da giorno 6 pomeriggio giugno fino all'11 giugno andiamo a fare questi 5 giorni di finale nazionale e giocheremo contro le grandi potenze del volley. Per noi non è facile, siamo consapevoli di questa differenza tecnica, fisica, un po' in tutti noi, diciamo. Però andiamo per migliorare il ranking dell'anno scorso della Calabria, che è arrivata, mi sembra, 25esima. Proveremo a fare meglio.